Allora ragazzi, visto che nel video precedente purtroppo per problemi tecnici non vi ero riuscito a far vedere quando la soluzione cristallizzava per benino, perché purtroppo col telefono in mano e manovrando la siringa, l'alcol e l'acetato mi si era quasi cappottato il bicchierino, adesso cercherò di farvelo rivedere il momento della cristallizzazione del gel, e cercando di essere di farlo vedere il meglio che posso. Qui abbiamo già pronta la soluzione che ho fatto restringere quella che mi era avanzata, adesso la sto facendo raffreddare. Abbiamo questo piccolo barattolino che è come quello che avete visto all'inizio dell'altro video dove già l'avevo prodotta. Abbiamo il nostro bioetanolo e qui abbiamo la nostra soluzione che ho fatto restringere e adesso sto facendo raffreddare per metterla poi nell'alcol. Adesso andiamo e rifacciamo il processo di solidificazione cercando di farlo vedere un pochino meglio. A fra poco. Perfetto, abbiamo la nostra soluzione e adesso ho preso con questa siringa pulita all'incirca 60 ml di bioetanolo, cioè alcol etilico, e la vado a inserire nella nostra beccherino e guardate che già sta avvenendo la reazione. Adesso cerco di farvela vedere per benino. Ecco qua, comincio ad agitare un pochino. E il fondo già è diventato praticamente solido. Adesso agitiamo, 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 diamo tempo a quello che deve reagire. Lo lasciamo un attimino reagire. Questa volta la soluzione era discretamente concentrata, ma forse la dovevo far concentrare anche di più. Adesso vediamo se riesco a pulire un attimino la siringa e a mettere un altro pochino di soluzione per vedere se riesco a far precipitare altra soluzione. Ecco qua. Ed ecco qua, ragazzi, che praticamente tutto quasi l'alcol ha reagito e vi faccio vedere fra un pochino che tutto è diventato praticamente solido. Allora, stavolta abbiamo creato una vera e propria, vero e proprio panetto di vero e proprio panetto di soluzione. Io abbondo con la soluzione, così come vedete, mano a mano che aggiungo soluzione di acqua e acetato, l'alcol finisce di reagire e tutto quell'alcol che abbiamo messo si è trasformato in gel. Ricordatevi di sovrabbondare anche un pochino con la soluzione di acetato. Vi faccio vedere il pentolino che ha praticamente fatto evaporare tutta l'acqua e questa che vedete è tutto acetato di calcio che io andrò a recuperare mettendoci un pochino di acqua e andrò a recuperare anche questo qua. Questo è proprio acetato di calcio che ha cristallizzato sul fondo del pentolino. E ragazzi, eccolo qua, praticamente tutto l'alcol e tutto l'acetato che abbiamo inserito hanno reagito e praticamente abbiamo un'intera scatola di gel combustibile. Così vi faccio vedere anche come viene proprio a livello di gel combustibile. Adesso quell'alcol di sopravanzo evaporerà e praticamente tutta questa diventerà gel combustibile. Questo qui io lo faccio in questa scatolina di metallo perché la tapperò e la porterò appresso perché questa la userò come fornelletto sotto praticamente quello che devo riscaldare o cuocere e poi quando voglio interrompere la cottura non faccio altro che rimetterci sopra il coperchio
e spegnerla, e questa sarà pronta alla prossima apertura quando avrò bisogno di questo gel. Perciò ve la potete portare appresso come un vero e proprio barattolino. E ragazzi, che vi devo dire, è veramente, ecco, come vedete è molto duro, non è un gel morbido, è praticamente, quando solidifica, adesso che evaporerà un po' di alcol in eccesso, è molto molto duro. E niente, volevo farvi vedere questo processo perché nel video precedente non era venuto bene, nel senso non ero riuscito a riprendere tutto perché quel barattolino che avevo usato, questo, mi si era girato praticamente. Ed ecco come brucia, ragazzi, l'intero barattolino. Come vedete, avete un vero e proprio fornello che, quando volete spegnere, non fate altro che coprire e lui si spegnerà. Io, una volta chiuso, lo tengo poi sigillato, come vedete, con un palloncino tagliato che mi fa da sigillante. Lo chiudo, lo spengo e poi con questo palloncino lo sigillo. Perciò, come vi dicevo, questo è il risultato. Ragazzi, io vi saluto e vi abbraccio. E alla prossima. Ciao ciao.